quel motivetto che mi piace tanto e che fa duru duru, duru duru duru. Mattinata in musica in Piazza Dante a Teramo, grazie ad un'idea geniale di Luca Boschi, che ha portato la musica jazz proprio sulle strisce dei parcheggi a pagamento e di fronte ad una tabaccheria. Così è nato Jazz Tabacchi. Jazz Tabacchi vuole essere una piccola, diciamo, puntata zero, un pilota, per provare a stimolare, diciamo, un po' anche tutti gli altri commercianti che magari potrebbero fare qualcosina in più, non solo durante la sera, ma anche durante le ore giornaliere, per allietare la passeggiata, far stare bene un po' tutti, perché la musica fa bene a tutti, il jazz soprattutto è... Come dire, per rivitalizzare la città non c'è bisogno di una grande iniziativa, ma basterebbero anche tante piccole singole iniziative come questa. Esatto, piccoli spot, noi qui abbiamo preso due stalli, come vediamo, Fabio Fidanza e Dario Di Giammartino che suonano, sono bravissimi, eccezionali, è un'iniziativa ovviamente gratuita, parti hawaiano, quindi daremo collane hawaiane per tutti, cose un po' così. La gente si avvicina, tanti amici, sono musicisti conosciuti, come ci ricordavi, anche musicisti molto apprezzati e bravi, e quando qualcosa si fa la gente partecipa. La gente apprezza perché è una cosa semplice, senza pretese, passare il tempo, allietare, come dicevo prima, la passeggiata, la sosta, un caffè insieme, stare insieme e sentire un po' di musica. Ma chi ve lo doveva dire che arrivavate a suonare sulle strisce blu? Beh, sai com'è, i parcheggi non sono bellissimi, no? Quindi abbiamo deciso di decorarli e di vestirci anche noi in blu. Un'iniziativa molto particolare, però i teramani stanno apprezzando. I teramani apprezzano sempre, l'importante è fare cose belle, no? Sono anche forse più intelligenti degli altri, però facciamo qualcosa di bellino, no? È la prima volta per voi in un contesto così molto urbano? Beh, diciamo che da un mesetto che proviamo a portare la musica in strada e ci stiamo a divertire molto io e Fabio, è divertente proprio. Anche l'orario è insolito, dalle 11:30 a mezzogiorno e mezzo. Sì, è un orario che abbiamo scelto da un po' proprio, perché come dire, cioè non te l'aspetti. Non bisogna relegare la musica sempre negli stessi spazi e alle stesse ore. Esatto, sono d'accordissimo.